Siamo diventati tra virgolette amici. Eccoci qua con Maggiori e Angelelli. Si passa il turno senza, non senza fatica, mister. Si era improntato. Oh, sentivo tatticamente i vari raddoppi. Cos'è che non ha funzionato nel primo tempo? Perché si è sofferto veramente tanto. Indubbiamente abbiamo sofferto il loro pressing che ci sono venuti a prendere e non ce l'aspettavamo. È una squadra che ha una o due individualità abbastanza forti. L'abbiamo un po' sofferti, anche se prese le misure e poi dopo ci siamo così. Io commentavo con insomma, altre persone in tribuna. Sembrava addirittura, per carità, Sergio non me ne voglia, ma che giocassero meglio senza Breccia piuttosto che con Breccia. Adesso personalmente non li conosco proprio bene perché stavo nell'altro girone, non li conosco perfettamente. Vabbè, uno che ha fatto sopra 80. So che Breccia è un grande bomber, però è anche vero che noi da sempre siamo stati una delle migliori difese o per uno o due gol rispetto al Vallesino, rispetto agli altri. Ho visto che stasera i tagli, soffrivate molto i tagli del 5. Abbiamo sofferto tanto il primo quarto d'ora e non è poco del secondo tempo. Si è sofferto poco. Indubbiamente mancava per loro una pedina pesante, ripeto. Per noi segnare a noi non è facile, stasera è stato anche un po' dimostrato, 3-2, la dice lunga. Sono venuti a 100 gol la stagione. Sto commentando. Sergio. Se l'hanno inventata la squadra mia per buttarci fuori con lui. Ognuno lo vede a modo suo, io chiaramente prendo i meriti. Cioè, ovviamente, no. In sordina siamo arrivati secondi, altre squadre più titolate sono arrivate dietro stasera, abbiamo fatto il passaggio ai quarti, prima volta nella nostra storia, diciamo che il salone piano piano, lento, l'MLM ha fatto la sua partita. Allora, cosa vogliamo dire invece di questo, tra virgolette, recupero nel secondo tempo, quando a un certo punto si è registrata un po' la difesa e si tentava di ripartire, no? Si tentava di ripartire, ma poi cosa è successo nella fase finale? Beh, siamo ripartiti male, la difesa si è stata abbastanza bene anche perché loro sono un po' calati fisicamente, fortunatamente, perché Vicente ci ha giocato. Le ripartenze che abbiamo fatto le abbiamo sfruttate quasi tutte bene, poi la 3-2 è stata decisiva e siamo qua. Adesso andiamo avanti. Andiamo avanti, partita secca, può essere tutto, la peggior partita, la miglior partita, noi ce la mettiamo tutta come sempre. Ti fermi a vedere la prossima partita? Sì. Stampaggi dell'altro girone, li conosco poco, hanno sempre fatto bene, però voglio capire come giocano e chi sarà forte. Signori, in bocca al lupo e alla prossima.